Paola Cortellesi la conoscete tutti, è una bravissima attrice che, se ti permetti di sfiorarla con una sola critica, vieni linciata, quindi io me ne guardo bene e starò molto attenta. Vi racconto semplicemente il sessismo, il maschilismo dominanti all'interno della favola di Biancaneve. I tempi cambiano, il mondo si evolve, non sto scherzando, non è una boutade. Paola Cortellesi si è posta una domanda che è un po' la domanda che attanaglia tutti noi, che ci leva il sonno. Dice: siamo sicuri che Biancaneve sarebbe stata salvata lo stesso dal principe se fosse stata brutta? Una racchia sarebbe stata salvata col maschilismo dominante, tale per cui se tu sei bella sopravvivi, se sei brutta muori. Ma è andata oltre, si è chiesta, si è domandata, non si è capacitata la Cortellesi di quel potere salvifico che c'è all'interno della fiaba, perché dice: com'è possibile che Biancaneve, che è una donna, sia stata salvata da due uomini, prima dal cacciatore e poi dal principe? Ecco perché non si sarebbe potuta salvare da sola, perché dobbiamo far apparire la donna come una tale per cui ha bisogno dell'uomo per salvarsi? E com'è possibile che all'interno di quella fiaba una donna, Biancaneve, debba essere dipinta come colei che si fa bindolare da una vecchietta con una mela in mano, insopportabile? Poi la strega, ecco il personaggio cattivo, che è una donna, perché è una donna e non è un uomo. Mi consenta, e mi sembra che sta un pochino esagerando. Però poi arriva la perla, la chicca veramente. Biancaneve è insopportabile, che faccia la colf, la sguattera ai nani. Insomma, un ritratto impietoso di questa povera Biancaneve. Sappiamo che Biancaneve è sotto il mirino del politicamente corretto da tempo. Dobbiamo censurarla, dobbiamo mettere al bando Biancaneve. Per quale motivo? Perché il principe l'ha baciata senza il consenso. È intollerabile sopportare che una donna possa essere baciata da un uomo se prima non dice sì, lo voglio. Follia totale! La Cortellesi indirizza quindi le colpe ai personaggi come il cacciatore, i nani o il principe. Ma figuratevi, mica la regina cattiva e invidiosa. Il politicamente corretto è un male. Queste fiabe sono ricche di archetipi fondamentali, di insegnamenti. Nelle fiabe classiche vengono trasmessi moltissimi valori che sono fondamentali per la crescita di un bambino. Viene in mente Cappuccetto Rosso e gli avvertimenti sulla pericolosità delle situazioni sconosciute. Insegna ai bambini a essere consapevoli e prudenti nei confronti degli estranei. La Bella e la Bestia insegna l'importanza della bellezza interiore rispetto a quella esteriore. La trasformazione della bestia attraverso l'amore di Belle sottolinea il concetto che le persone dovrebbero essere giudicate per le loro azioni e il loro carattere piuttosto che per l'aspetto fisico. Il Re Leone insegna l'importanza della responsabilità e del coraggio. Simba impara ad affrontare le proprie paure e a prendersi cura delle proprie responsabilità, lasciando indietro il passato che lo ostacolava, dimostrando che crescere significa affrontare le sfide della vita. E ho i brividi a parlare. E ora è giunto il momento di fare una considerazione su Biancaneve e sul perché la Cortellesi l'ha attaccata. Partiamo dalla sua frase riguardo Biancaneve faceva la colf. Certo, si può sicuramente fare qualcosa di più ambizioso, ma non vedo cosa ci sia di male. È un lavoro rispettabile. Come mai? Ricordo che Biancaneve è l'archetipo della bontà e della generosità. Quindi, per sdebitarsi coi nani, decide semplicemente di aiutarli. Ricordate infatti la sua gentilezza verso gli animali e gli altri personaggi della storia? Ricordo che Biancaneve è stata salvata dal cacciatore, un uomo e sette poveri nani, uomini, che le hanno offerto subito dimora. Quindi nella favola andrebbe trasformata, bisognerebbe far svegliare Biancaneve e dire: ora io sto per morire, voglio che tu mi baci, mi sdraio, faccio finta di essere morta e poi vissero tutti felici e contenti. Una follia. Però Paola Cortellesi non ha risparmiato Cenerentola, perché la Cortellesi dice: non ci sto, per quanto sessismo, maschilismo, patriarcato, insomma tutto quello possibile che ci possa essere all'interno di una favola. Dillo alla mamma. Per quale motivo, ditemi, il principe abbia dovuto riconoscere Cenerentola dalla scarpetta e non ha avuto le di guardarla in faccia? Cioè, questa è una cosa intollerabile. Quindi maschilismo, sessismo, patriarcato, tutti quegli elementi meravigliosi che fanno parte di quella narrazione che vuole il patriarcato, vuole questo uomo, il prototipo del padrone che domina la donna, che poverina non si sa difendere. Io dico, sto di fronte all'originalità e anche all'utilità pedagogica di questa lezione, intrisa di quel politicamente corretto che purtroppo sta dilagando inesorabile. Ragazzi, stiamo prendendo il peggio del peggio del peggio dall'America, lo stiamo facendo nostro e purtroppo viene applaudito.